Signori e signore, ladies and gentlemen, benvenuti all'Urna di Darion. Benvenuti ai sorteggi della prossima UEFA Champions League, i miei sorteggi della prossima UEFA Champions League. Siamo qui riuniti, ragazzi, per vedere il fatto dove ficcherà il Napoli, se in un girone tosto o se in un girone fattibile oppure in un girone molto molto bello. Quindi siamo qui appunto per bestemmiare prima del sorteggio effettivo, perché già so che uscirà un sorteggio di me. Comunque, prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo sempre le solite raccomandazioni: iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete i miei video, così mi aiutate a crescere più in fretta. Fate tutto questo, ragazzi, perché è gratis, non costa niente. Seguitemi anche sugli altri social che trovate qui sotto in pressione: Instagram, TikTok e Twitter. Trovate i link tutti in descrizione. E ragazzi, seguitemi, perché più dell'80% di voi che guarda i miei video non è iscritto al canale. Vi tengo d'occhio. E ripeto, fate tutto questo perché è tutto gratis, non vi preoccupate. Allora, ragazzi, in teoria oggi ci sarebbe, stasera ci sarebbero le ultime tre partite dei playoff di Champions. Se non sbaglio, erano Dinamo Zagabria, Bodø/Glimt, Trabzonspor, Copenaghen, e poi la terza non me la ricordo. Quindi ci sarebbero queste tre partite da giocare. Quindi in teoria si sarebbe dovuto fare domani mattina il sorteggio, però visto che domani mattina sta il sorteggio reale, ho detto il giorno prima faccio quello mio e ho fatto passare le tre squadre che secondo me sarebbero passate alla fine, che erano il Copenaghen, il Trabzonspor, e la terza continuo a dimenticarmela. Allora, ragazzi, prima di andare col sorteggio andiamo un attimo a fare un recap delle quattro fasce di questa Champions League. Allora, nella prima fascia avremo il Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Ajax, Porto, Francoforte e il Milan. Vi ricordo che nella prima fascia ci sono tutte le vincenti dei campionati più importanti e della Champions e dell'Europa League. Seconda fascia ci saranno Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juve, Atletico, Siviglia, Lipsia e Tottenham. Nella terza fascia avremo il Borussia Dortmund, il Salisburgo, lo Shakhtar, l'Inter, il Napoli, lo Sporting, il Bayer Leverkusen e il Benfica. Mentre nella quarta fascia avremo il Marsiglia, il Club Brugge, il Celtic, il Victoria Pilsen, il Maccabi Haifa. E poi le tre che secondo me passeranno il turno stasera, ovvero la Dinamo Zagabria, il PSV e il Trabzonspor. Quindi, detto questo, ragazzi, partiamo. Io qui ho preparato. Provo a farvelo vedere. Aspettate. Vedete, ho preparato i quattro bicchieri che rappresentano le quattro fasce. Eccoli qua. Quindi, proprio le cose sistemate a casa mia, le cose sistemate. Detto questo, allora, partiamo subito, non perdiamoci in chiacchiere. L'unica regola, ragazzi, di questo sorteggio è che non possono esserci squadre della stessa nazione, quindi se usciranno ripeteremo il sorteggio. Andiamo in ordine, cominciamo con la prima fascia. Sentiamo le squadre che girano, girano le palle. Fate caso che queste sono le palle che si vedono all'urna, quella vera. Vediamo subito la prima squadra ad essere sorteggiata, se riesco ad aprire il foglio. È, signori, il Paris Saint-Germain. Vediamo se si riesce a leggere. No, no, va bene, fidatevi di me. Andiamo alla prossima squadra della prima fascia. Vi ricordo, ragazzi, che nella prima fascia ci sono tutte le squadre che hanno vinto i rispettivi campionati, più la vincente della Champions, più la vincente della Europa League. E parli di vincente di Europa League, ragazzi, ed esce l'Eintracht di Francoforte. Magari lo pigliasse il Napoli. Andiamo alla terza squadra della prima fascia. Ne ho pescate due. Sì, mi sono cadute entrambi. Perfetto, andiamo a prendere un'altra. Vediamo chi sarà la squadra della prima fascia che andrà nel girone C. Il Milan, signori, la prima squadra italiana a uscire, il Milan che va nel gruppo C. Andiamo al gruppo D. L'ho aperto, l'ho aperto. È il Manchester City, quindi il Manchester City va dritto dritto nel gruppo D. Vediamo la prossima. Ah, ragazzi, intanto, mentre io faccio i sorteggi, voi scrivetemi nei commenti i vostri sorteggi, non so. Fatemi anche solo il sorteggio secondo voi del girone del Napoli, oppure se vi va fatemeli tutti quanti, quindi vediamo chi ne azzecca di più. Abbiamo intanto l'Ajax nel gruppo E, quindi abbiamo l'Ajax nel gruppo E. Mancano tre squadre e abbiamo finito
la prima fascia. Allora, vediamo un po'. Il Bayern Monaco. Quindi il Bayern Monaco va nel gruppo F. Procediamo con la penultima squadra del sorteggio della prima fascia. E ecco qua. Il Real Madrid è Real Madrid di Carletto, va nel gruppo G. E poi abbiamo l'ultima squadra che onestamente non so chi è rimasto. Il gruppo H ospiterà il Porto. Ok, quindi abbiamo il Porto nel gruppo H. Ok, quindi finita la fascia 1, andiamo con la seconda fascia. Facciamo un po' girare le palle, che sono le palle che ci gireranno noi domani quando uscirà il sorteggio. Vediamo la prima squadra della seconda fascia, vediamo se uscirà una combinazione conveniente al Napoli. La prima squadra è il Liverpool. Ok, bene, quindi nel gruppo A abbiamo il Paris Saint-Germain e il Liverpool. Molto molto bene. Questo è il gruppo del Napoli, sicuro. Qua ci entra il Napoli tutta la vita. Vediamo il gruppo B, dove c'è il Francoforte. Adesso uscisse una squadra abbordabile, l'Atletico Madrid. Beh, Francoforte, Atletico Madrid. Non mi dispiace. Non mi dispiace. Vediamo chi prenderà il Milan. Abbiamo minchia, il Chelsea. questo è il pericolo di acchiappare la prima fascia. Comunque la seconda fascia, se avete visto, ragazzi, è più pericolosa della prima. Cioè le cose proprio scandalose. Quindi il Milan becca il Chelsea. Vediamo chi beccherà il Manchester City. Manchester City, ragazzi, becca niente po' di meno che il Barcellona. Bella sfida, Guardiola contro la squadra che lo ha reso il mister più forte del mondo. Vediamo l'Ajax con chi verrà accoppiata in questo girone I. Il Tottenham, quella bellissima semifinale di Champions, se non sbaglio, di 2 o 3 anni fa, che passò il Tottenham all'ultimo con Lucas. Mamma che partita. Andiamo a vedere il Bayern Monaco, chi ha pescato. La Juve! La Juve beccherà il Bayern Monaco. Bella questa partita, bellissima. Vediamo un po' chi beccherà il Real Madrid. Allora, si apre il Lipsia. Ok, quindi il Real Madrid gli va abbastanza bene, anche se il Lipsia è una squadra abbastanza pericolosa. L'ultima squadra invece che dovrà prendere il Porto è il Siviglia. Quindi, girone H, avremo Porto e Siviglia. Nel momento della terza fascia, vediamo il Napoli dove verrà messo. Vediamo il Napoli che fine farà. Gruppo A, Paris Saint-Germain e Liverpool. Esce lo Shakhtar. Ok, è un primo pericolo. Ce lo siamo scampati. Andiamo a vedere il gruppo B, che non mi dispiacerebbe. Francoforte, Atletico Madrid, sarebbe top. Ed esce che si legge. Non si legge. È il Napoli, è il Napoli, ragazzi, è il Napoli. Ci è andata abbastanza bene. Poteva andare molto peggio. Poteva andare molto peggio. Ci è andata di culo. Ci è andata di culo. Allora, rimischiamo gruppo C, Milan e Chelsea. Vediamo un po' chi esce. Allora, nel gruppo C uscirà il Bayer Leverkusen. Bel girone questo qui. Quindi avremo Milan, Chelsea e Bayer Leverkusen. Andiamo al gruppo D, dove ci sono Manchester City e Barcellona. Questo, ragazzi, rischia di diventare un girone di ferro, mi sa. Vediamo un po'. Esce. Esce l'Inter. Esce l'Inter, ragazzi. Esce l'Inter. Porca miseria, che girone di merda per l'Inter. Manchester City, Barcellona e Inter. Mi dispiace, Interis, mi dispiace, non è colpa mia. Prendetevela con chi fa le fasce. Intanto nel gruppo E esce lo Sporting, quindi Ajax, Tottenham e Sporting. Questo girone è abbastanza equilibrato. Vediamo chi uscirà nel girone della Juve, Bayern, Monaco, Juve. Vediamo chi sarà la terza fascia. Il Benfica, bello, è un bel girone questo qua. Bayern, Monaco, Juve e Benfica. Gruppo G, Real Madrid e Lipsia.
chi uscirà in questo girone? Uscirà niente poco di meno che il Salisburgo. Quindi ci sarà il derby della Red Bull nel gruppo G. Non so manco se si può fare, però a noi non interessa. Da noi si fa. Nell'urna del Daryon tutto è concesso. L'ultima squadra della terza fascia che andrà nel gruppo A, che insieme a Porto e Siviglia, è il Dortmund. E questo, ragazzi, è un bel girone. È un bel girone equilibrato. Può passare chiunque, Porto, Siviglia e Dortmund. Passiamo all'ultima fascia, la fascia quella in teoria più abbordabile. Vediamo un po'. Gruppo A: Paris Saint-Germain, Liverpool, Shakhtar e Marsiglia, che non può uscire. Maccabi Haifa, quindi la povera israeliana, va a finire in un girone dove molto probabilmente arriverà ultima. Bene, rimettiamo il Marsiglia dentro, rimischiamo. Perché l'urna di Darion è ligia e trasparente. Vediamo il gruppo del Napoli. Chi sarà la quarta fascia? Il Trabzonspor. Marek Hamšík torna al Maradona. Da questa volta d'avversario. Bene, bene. Anche Turchia, trasferta complicata. Soprattutto il Trabzonspor. Bene, bene. Quindi il gruppo del Napoli, ragazzi. Francoforte, Atletico Madrid e Trabzonspor. Intanto nel gruppo C, il Club Brugge. Quindi nel gruppo C avremo il Milan, il Chelsea, il Bayer Leverkusen e il Club Brugge. Vediamo il gruppo della morte, il gruppo D. Ma qua si esce fuori una squadra pure forte. Madonna! Ma che cosa ho creato? Ho creato l'inferno! Il gruppo D, Manchester City, Barcellona, Inter e Marsiglia. Porca puttana, un girone peggiore non poteva capitare. Minchia, ho creato un mostro. E gruppo E, chi sarà? Il Victoria Pilsen. Quindi gruppo E, Ajax, Tottenham, Sporting e Pilsen. Vediamo chi prende la Juve. Abbiamo Bayern Monaco, Juve, Benfica e poi il Celtic. Questo è un girone pure abbastanza complicato, eh. Sono quattro squadre molto toste, cioè Benfica e Celtic sono due squadre molto toste. Vediamo nel gruppo G chi uscirà. Esce il PSV. Vabbè, qua proprio il Real Madrid ci va proprio a nozze sto girone. Real Madrid, Lipsia, Salisburgo e PSV. Mamma mia. E che ne, qua tutto il Real Madrid può passare chiunque. Gruppo H, un gruppo questo anche abbastanza equilibrato. Abbiamo PSG, abbiamo Porto, Siviglia, Dortmund e poi l'ultima della quarta fascia, che non mi ricordo chi è, se riesco ad aprirlo, la Dinamo Zagabria. Ok, quindi signori, il sorteggio è finito. Andiamo a fare un recap dei gruppi. Allora, gruppo A, Paris Saint-Germain, Liverpool, Shakhtar e Maccabi Haifa. Gruppo B, Eintracht Francoforte, Atletico Madrid, Napoli e Trabzonspor. Gruppo C, Milan, Chelsea, Bayer Leverkusen e Club Brugge. Gruppo D, un gruppo della Madonna, in senso proprio negativo, Manchester City, Barcellona, Inter e Marsiglia. Gruppo E, Ajax, Tottenham, Sporting e Pilsen. Gruppo F, Bayern Monaco, Juventus, Benfica e Celtic. Gruppo G, un gruppo proprio questo, posso dirlo proprio schifoso, Real Madrid, Lipsia, Salisburgo e PSV, cioè qua Real Madrid può fare 18 punti volendo. E poi il gruppo H, che è un gruppo che a me piace molto, molto equilibrato, abbiamo Porto, Siviglia, Dortmund e Dinamo Zagabria. Quindi ragazzi, detto questo, spero che i miei sorteggi, che i sorteggi del Darion vi siano piaciuti. Vi ripeto, nei commenti scrivetemi. Se volete, scrivetemi i sorteggi di tutti gli 8 gironi, oppure se vi va, mettete solo il secondo girone che prenderà il Napoli. Ecco. Quindi detto questo, ragazzi, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete i miei video, fate tutto questo, ragazzi, perché è tutto gratis. E seguitemi poi sugli altri social che trovate qui in sovraimpressione, in descrizione trovate i vari link. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani con i sorteggi reali di Champions League. Speriamo bene. Forza Napoli sempre, ragazzi, ci vediamo domani. Ciao!